Il senatore Vito Crimi, Movimento 5 Stelle, collegato con noi dal Senato. Ben arrivato Crimi, grazie. Grazie a voi, buona serata. Allora, senta, parto subito da lei. Questo Sì, anche perché problema dovrei legato. andare in aula il prima possibile. Appunto, la faccio partire subito. Sì, Questo certo, problema è infatti, un grazie. problema, questa presa di posizione ben netta, ben certa da parte del Movimento 5 Stelle che dice, beh, intanto domani si vota nella giunta, però poi quel voto, qual è il voto che voi volete rendere palese e noto a tutti? Ce lo spieghi, dovendo spiegare a dei ragazzi da dove Guardi, guardi, partirebbe? per noi tutti i voti dovrebbero essere palesi. Cioè, un rappresentante del popolo che siede in Parlamento dovrebbe essere responsabile di ogni azione che fa, di ogni voto che dà. Quindi tutti i voti dovrebbero essere palesi. Tengo a precisare che il voto per le decisioni prese, anzi per le proposte della Giunta per le elezioni, è un voto palese. L'articolo 113 del regolamento, così come un parere della Giunta del regolamento del 92, dice che il voto delle proposte della Giunta per le elezioni è palese, salvo fatta la facoltà appunto dei senatori, di 20 senatori, di richiedere il voto segreto. Quindi noi assisteremo in questa occasione a probabilmente una richiesta di voto segreto appoggiata da 20 senatori. Ci chiediamo perché. Perché dovrebbero appoggiare 20 senatori una richiesta di voto segreto, se non perché vogliono nascondere una volontà precisa di far sapere ai propri elettori cosa stanno facendo. Ecco, Crimi, Quindi lei è membro riteniamo che della su questo giunta. campo non abbiamo. Mi Sì. scusi, lei è membro della giunta elezioni e immunità Per le parlamentari al elezioni. Senato, io lo sottolineo ancora una volta. Quindi la presa di posizione del Movimento 5 Stelle è questo voto sa da sapere, insomma, si deve sapere, si deve conoscere. Assolutamente sì, credo comunque non vale solo per questo, ma vale per tutte le altre occasioni, ma in questo caso specifico è anche previsto dai regolamenti, ecco. È una Ecco. cosa straordinaria che può essere richiesta, se nessuno lo richiede, in teoria va per voto palese, Senta, quindi. vediamo, mentre lei sta Sì. parlando, passa il blog di Beppe Grillo che dice Moderati si muore. È vero che voi volete abbandonare l'aula e dice in modo tale da dire se la vedano PD e No, PDL? assolutamente no, assolutamente no. Non ci renderemmo complici di un eventuale voto che possa essere influenzato dalla nostra assenza, perché intendiamo assolutamente essere presenti ed esprimere il nostro voto in merito a questa decadenza o eventuale non decadenza, insomma, Anche perché si sulla abbasserebbe, proposta che arriverà dalla Giunta. anche perché Crimi si abbasserebbe il quorum, giusto? Se Sì, uscite. si creerebbe una Sarebbe situazione un per cui, suicidio. no, assolutamente no, su questo non ci sono dubbi. Noi daremo il nostro voto, daremo il nostro voto convintamente. Daremo il vostro voto, rimanga lì, senatore Crimi, non si muova. Senatore Scilipoti, Sì. lei che cosa ne dice di tutto ciò? Ma io credo che l'argomento che ha affrontato il collega è superfluo, anche perché ogni parlamentare è responsabile delle proprie azioni e non ha necessità di stare dietro un voto segreto o un voto pubblico. Come vota con il voto segreto dovrebbe votare con il voto pubblico. Al Senato è previsto che si possa votare con il voto segreto quando si parla e si discute su persone. Io credo che è un fatto corretto continuare a mantenere quello che si era mantenuto sino ad oggi e quello che prevede il Senato, che su questa questione, sull'argomento del senatore Berlusconi, ci sia un voto segreto senza nessun tipo di difficoltà. Io non ho nessun tipo di problema perché lo posso dire in pubblico e lo posso dire anche in segreto, il mio voto è quello della contrarietà alla decadenza. Contrarietà alla decadenza, senatrice Casellati, le parole che arrivano dal senatore. Ma che non Allora, stiano a fare questioni false, pretenziose, veramente guardi, pretestuose. la Crimi. senatrice Casellati commette un errore parlando di voto di coscienza e già spostando l'attenzione su una questione personale del senatore Berlusconi, anzi cittadino Berlusconi, pregiudicato, e dobbiamo dirlo perché comunque ormai è un dato di fatto. Mette l'attenzione su un voto di coscienza quando qua si tratta semplicemente di individuare se è È un applicabile o meno diritto la del legge a un caso parlamentare. specifico. No, guardi, senatrice Casellati, qui si sbaglia. Perché il Ma regolamento, la guardi, giunta si del sbaglia regolamento, lei, il quindi non ne 14 usciamo fuori. settembre, guardi, il 14 settembre 92, la giunta del regolamento, vada a leggere, è nell'appendice, è nelle note del regolamento che abbiamo tutti in dotazione, all'articolo 113, troverà scritto che si è espressa dicendo che le votazioni
votazioni sulle proposte della Giunta per le elezioni sono a voto palese, salvo che lo richiedano i senatori. Da come mi sta dicendo lei, voi PDL non avete nessun problema, perché il voto per voi, certo, è palese, e avete dichiarato. Quindi, mi aspetto che voi non chiediate il voto segreto. E quindi questo lo decideremo noi, no? Ognuno di noi decide quello che vuole chiedere. Senatrice Casellati, mi aspetto che voi senatore non chiederete il voto segreto. Potremmo anche nessuno dei vostri senatori. Perché dovreste chiederlo se siete sicuri? Ma con questa sicurezza perché dovreste chiederlo? Se quindi noi non chiederemo il voto segreto, lasciamo al PD vedere se chiederà il voto segreto. Il PD quindi, che cosa mi fa? Sembra abbastanza evidente. Chiede il voto segreto? Va detto che effettivamente la regola generale è quella del voto palese, tant'è vero che non si tratta di un voto sulla persona, ma si tratta di un voto sul plenum dell'Assemblea, altrimenti la regola sarebbe quella del voto segreto. Il fatto che sia previsto che 20 senatori possano chiedere è certamente una facoltà che dipende dal non vincolo del mandato, ecco, in questo senso. C'è anche da dire che non è affatto un voto di coscienza. Finora, la senatrice Casellati lo sa, abbiamo trattato in giunta il tema della incandidabilità sopravvenuta, ognuno di noi il più possibile, con argomentazioni di carattere tecnico-giuridico. Quindi non è una questione di coscienza o non coscienza. Sempre se vuole fare un'ultima battuta, un ultimo intervento, in modo tale che poi... Sì, guardi, sull'intervento dell'ex ministro Severino mi sembra che sia abbastanza chiaro l'applicazione della legge. Questa legge è stata voluta fortemente con un obiettivo ben preciso in quel momento, che era fare un'attività propagandistica sul fatto di fare liste pulite. Ed era stato chiaro il messaggio e l'obiettivo, fare delle liste pulite subito e cercare di pulire il Parlamento. Questa era la propaganda che si voleva fare. In realtà probabilmente non era il vero obiettivo e lo si sta dimostrando adesso. Perché alla sua prima applicazione, attenzione, la prima non è detto che sia l'ultima applicazione, già vengono messi in dubbio i requisiti di costituzionalità. A questo punto bisogna che ognuno metta in dubbio anche la propria capacità di fare delle leggi, innanzitutto, visto che questa legge è stata approvata da PD e PDL a larga maggioranza. PDL, ancora un istante con noi Vito Crimi, senatore per il Movimento 5 Stelle, PDL che risponde come? Anche alla domanda ovviamente di Marco Fonde. La legge delega, invito tutti ad andarla a leggere. L'articolo 1,64 dice chiaramente che il governo emanerà un decreto legislativo per individuare le modalità di decadenza in caso di intervenuta incandidabilità per i soggetti di cui al comma 63. E nel comma 63 ci sono i parlamentari nazionali. Se questo non è chiaro ed è quello che avete votato, perdonatemi. Allora chiedete ai cittadini di leggere meglio, di darvi dei suggerimenti per scrivere meglio le leggi. Il problema di questa legge è che è troppo chiara, è scritta bene, è lineare, e questo è il vostro problema. È la prima volta che per sbaglio fate una legge lineare, chiara, che capisce anche un normale cittadino. E questa cosa vi mette in difficoltà, perché è questo il problema. Solitamente sono incomprensibili. Questa è lineare e chiara. Siete voi che siete in malafede. È una cosa diversa. Allora, tra la difficoltà... Vi devo lasciare... Vi saluto... Perché questo è un bonus per la democrazia. Perché la legge è uguale per tutti, per voi, tranne che per Silvio Berlusconi. La legge è uguale per tutti. Lo dico purtroppo. Allora, telegiornale, a tra poco.